Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora, siccome alcune persone mi hanno chiesto di continuare a fare video qua in cucina, in quanto i colori si vedono meglio e i prodotti anche, eccomi qui. Allora, come potete notare, ho la magliettina così corta e un po' scollata perché comunque ho fatto i mestieri. Tra l'altro qua c'è mio marito che sta cucinando, per cui fa abbastanza caldo. Dico questo perché almeno evitiamo commenti: ah, ma fa così caldo in casa tua, eccetera eccetera eccetera. Sì, ho caldo e non ci posso fare nulla. E nulla, a parte questo, voglio farvi vedere i miei prodotti Top e Flop che ho utilizzato tantissimo durante il mese di marzo, ed è il video in collaborazione con Giorgio91 Giorgia, la quale mando un grosso beso. Inizio subito, così almeno vi faccio vedere un bel po' di prodotti perché sono tantissimi, e parto subito dai prodotti Flop. Anzitutto boccio il famigerato struccante bifasico della linea acido ialuronico di Erbolario, pagato tra l'altro 13 euro, quindi non poco, ed è un 125 ml con scadenza 12 mesi. Si presenta così, è un trattamento anti age per occhi e labbra ed è il classico struccante che va agitato e poi applicato. Lo boccio anzitutto perché applicato sugli occhi, a parte il fatto che non va a rimuovere molto bene il trucco e bisogna utilizzare comunque tanto prodotto, non rimuove per niente prodotti waterproof, quindi lasciamo stare. Però sugli occhi, quando lo vado ad applicare con un dischetto di cotone, è come se davanti a me avessi la nebbia più totale, mi si appanna la vista ed è una cosa bruttissima, è una brutta sensazione che non auguro a nessuno. E quindi lo boccio per questo motivo, vabbè, anche per il prezzo, e poi perché quando vado a rimuovere tinte per labbra, rossetti eccetera eccetera, mi fa tutta la bocca rossa, e quando comunque utilizzo questo prodotto il viso mi diventa rosso con macchie rosse, mi si irrita la pelle, inizio a grattarmi ovunque, probabilmente sono allergica a qualche ingrediente, per cui è un prodotto che sicuramente non utilizzerò più sul viso, ma magari, ecco, con dei dischetti di cotone per rimuovere i vari swatches che faccio sulle mani, ma niente di che. Tra l'altro, non so se vi ricordate, l'anno scorso avevo utilizzato e comprato, ovviamente, dopo aver provato dei campioncini, la crema per il viso acido ialuronico sempre di Erbolario, pagato 30 euro, cioè che se ci penso ora mi mangio solo le mani. Per cui anche con quella crema mi sono trovata male, anche con quella crema ho avuto delle reazioni allergiche, per cui boccio, già che ci sono, anche questo struccante, così non ne parliamo più. Poi, altro prodotto che boccio è il numero 210 tinta per labbra della Rimmel, questo qui. Da una parte c'è il burro di cacao, vabbè, non sto qui a aprirlo, e poi dall'altra c'è il pennarello. Il burro di cacao è buono, il pennarello no. Anzitutto il colore è poco scrivente, cioè io ho fatto una passata, bisogna stare lì insomma a calcare. Inoltre, non so se ci avete fatto caso, rilascia pezzetti di pennarello, in questo caso sulle labbra, quando lo andavo ad applicare, e sembrava quasi che le mie labbra fossero, non so, screpolatissime. Già ce le ho screpolate per i cavoli miei, perché avendo l'apparecchio fisso, insomma, le labbra si screpolano più facilmente. Utilizzando poi questo pennarello è uno schifo, in più è poco pigmentato, non copre, non dura, non mi piace, per cui bocciato. Altro prodotto bocciato è questo mascara nero intenso di Astra, che ho preso in un negozietto cinese. E lo boccio perché incolla le ciglia e poi forma un sacco di grumi. La cosa bella è che lascia un bel nero intenso, però non li va a districare, non li rende belle folte, ecco. Poi lo scovolino è fatto così, rilascia molto prodotto sullo scovolino e niente, assolutamente mascara bocciato. Ultimo prodotto è questo qui, è di Avon ed è una palettina della linea Mega Impact, è una linea che non fanno più. Questa palettina in particolare è la Blue Wattage. Allora, si presenta così, senza specchiettino, con l'applicatore e questi due ombretti sul blu e sul grigio, ecco qui. I colori sono molto belli, sono cotti, quindi possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati. Io li ho provati da asciutti e non scrivono, li ho provati da bagnati, scrivono poco, per cui è una palettina fortunatamente pagata poco, però per me assolutamente bocciata. Tra l'altro, di questa linea Mega Impact di palettine ce n'erano 4. Io fino all'anno scorso ero una consumatrice compulsiva di Avon, infatti compravo praticamente tutto, e avevo preso le 4 palettine, compresa questa, proprio l'anno scorso. Mi sembra anche di averle pagate poco perché c'erano delle promozioni. Io ho provato questa e questa è bocciata, proverò anche le altre 3 e vi farò sicuramente sapere. Un prodotto ni, perché durante il mese di marzo c'è stato anche un prodotto ni, è
questo qui di Sephora ed è un solvente pagato 9,90 € da 75 ml con scadenza 6 mesi dall'apertura. Ed è il classico solvente che bisogna, non so se notate, c'è il buchino, bisogna infilare il dito e va a rimuovere comunque l'unghia, ecco. Va a rimuovere, scusate, lo smalto sull'unghia. Tra l'altro il profumo è molto delicato ed è un prodotto lì perché... Allora, lo boccio da un lato perché io utilizzando spesso e volentieri gli smalti con l'effetto cracking di pupa, avete presente? Questo solvente non va a rimuoverli. Un solvente in generale dovrebbe rimuovere un po' tutti gli smalti, quelli glitterati, opachi, effetto cracking, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ecco, lo boccio proprio per questo motivo, perché non va a rimuovere tutti gli smalti sulle unghie. Dall'altra parte invece lo promuovo perché comunque l'idea è molto carina, non sporca, ha un profumo comunque molto abbastanza gradevole, non molto gradevole. È comodo, so che anche Kiko l'ha fatto e dovrebbe costare penso la metà, più o meno 5,50 € forse, però non avendolo provato non vi so fare il paragone, io vi so dire solo di questo. E mi piace perché comunque va a rimuovere gli altri smalti, quindi opachi, anche questo smalto che ho su ora che è mangiucchiato, eccetera eccetera. Però poi se vado a pensare anche al prezzo, è un prodotto che sicuramente non ricomprerò più. Passando invece ai prodotti finalmente top. Allora, non sto qui a farvi vedere i prodotti per la base, quindi fondotinta, correttori e cipria, perché in questi mesi sto utilizzando dei prodotti Avon e sicuramente durante queste settimane comunque vi farò una review più applicazione e risultato finale, ve ne parlerò in un video a parte. Al momento vi faccio vedere per quanto riguarda la base questo qui di Avon della linea Magix ed è un fondotinta trasparente perfezionatore viso ed è un 30 ml con scadenza 24 mesi dall'apertura. È già il terzo che compro. Ah, piccola premessa, se sentite questo rumore di sottofondo è mio marito che sta cucinando, quindi lasciate stare, ho un bravo marito. Comunque, questo qui è un fondotinta trasparente che appunto può essere utilizzato al posto del fondotinta, però sinceramente non vedo l'utilità, oppure può essere utilizzato come primer per il fondotinta, che è come io lo utilizzo. Per cui ne metto un pochettino sul viso e poi applico il mio fondotinta e poi il mio correttore e la cipria. Il colore è così, è bianco, che però sulla pelle diventa trasparente. Devo dire che è un ottimo primer, fa durare tantissimo il fondotinta, assolutamente è un prodotto che vi consiglio. Poi, palette. Allora, la prima palette è quella che poi tra l'altro ho utilizzato per fare questo trucco, quindi vi faccio anche un piccolo face of the day e poi magari anche un tutorial. Tra l'altro questo è il trucco che avevo nel video haul dove vi mostravo i prodotti della nuova collezione Kiko, cioè questa qui. Ok, questa è la palette numero 04 che io ho utilizzato e ora vi faccio vedere la palettina. Vabbè, questa qui è tutta spicchiata, eccetera eccetera, c'è lo specchio, il caspitiello che ora tolgo, che è doppio, e poi questi sono gli ombretti e abbiamo un beigeolino, un rame, un marrone, come vedete sono ombretti che ho utilizzato, un viola matte, un verde mela chiaro e poi un verde shimmer. Sono tutti belli, possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati, nel mio caso li ho utilizzati solo asciutti perché comunque sono belli scriventi già per i fatti loro. L'unico difetto, se devo trovare un difetto, è che sono abbastanza farinosi, un po' come le palettine Sleek, ecco, non tutto ovviamente, però ecco, sono abbastanza farinosi, però chi se ne... È un'ottima palette, io l'ho pagata a prezzo pieno 16,90 €, però li vale tutti. Poi, altre due palette sono quelle che io ho utilizzato nel tutorial con la palettina Snapshots di Sleek. Vi lascio qua sotto il link del tutorial, così se vi va andate a dare un'occhiata. E sono la Vivid Violet di Avon, che è una palettina molto carina. Ombretti cotti, anche loro possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati. Io ho utilizzato più che altro questo viola, che è più chiaro rispetto a questo, pieno di glitterini argentati, ovviamente nella piega. Però anche gli altri non sono male, quindi è una palette che, ecco, tutto sommato è molto buona. E poi vi faccio vedere la Snapshots, che è la numero 732 della Sleek.
Ed è questa qui che è bellissima. Eccola qui. Ve l'ho fatto vedere in altri video, mi piace un sacco, il lilla sta finendo. È assolutamente una palette che vi consiglio sia per la primavera che per l'estate, con colori belli intensi, molto pigmentati, abbastanza farinosi, però anche qua chi se ne, sono davvero molto 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 belli. Poi io adoro molto le palette della Sleek perché comunque costano poco. Questa qui l'avevo presa da Sephora a 9,90 euro, però sono palette che potete trovare anche tramite qualche sito e sono fantastiche, ci sono colori davvero stupendi. Dopodiché vi faccio vedere le matite. Allora, ho usato anzitutto le solite long lasting pencil di Essence, la numero 01 nera, che è questa qui. Poi questa è la numero 02 hot chocolate marrone. Poi sempre di Essence la numero, ora ve lo dico subito, 04 white casual, che ho utilizzato più che altro come base ed è molto buona, abbastanza morbida, e questo è il colore, è un semplice bianco. Poi altro colore è questa matita Yves Rocher color carne, che mi stava anche cadendo, che è fatta in questo modo, un rosa matte molto chiaro. All'interno dell'occhio ha veramente una buona tenuta. Sempre scusatemi per i rumori, però ovviamente quando faccio video ci deve essere sempre qualcosa che non va. E poi le due matitine di Sephora che ho acquistato con i vari sconti, perché a prezzo pieno costano un pochino. Comunque questa qui è la numero 03 ed è questo bellissimo lilla, molto luminoso. E quella a fianco invece, che è un bellissimo verde, che è il mio colore preferito, è il numero 04 Flashy Green. E lì là è il numero 03, ok, mi sembrava di aver sbagliato, in realtà no. Poi passiamo ai mascara, promuovo i due di Pupa Vamp che ho già promosso il mese scorso, sono molto buoni, sono dei mascara colorati, volumizzano e lasciano un bellissimo colore sulle ciglia. L'unico difetto è che nel giro di un mese, da quando apro comunque il prodotto, entrambi mi si sono seccati subito, non so come mai, e iniziano già a formare grumi, infatti tra poco li devo buttare. Comunque questo è il numero 400, che è un bellissimo viola, ecco qui, mi sono anche sporcata, che bello. E l'altro invece è il numero 300, che ha un bellissimo blu, ecco qua, il colore si vede molto molto bene, sporchiamoci anche qui. Ok, e sono molto belli come mascara, l'unico problema è che nel giro di un mese e mezzo dall'apertura iniziano a formare grumi. Poi, altro mascara è il False Lash, no scusate, il mascara Top Coat volumizzante di Kiko, questo qui, che io applico sopra ai mascara ed è ottimo perché va a volumizzare di più le ciglia. Infatti quando è in promozione o quando comunque voglio prendere un top coat prendo sempre questo perché è favoloso, nonostante ho provato anche gli altri di Kiko. E poi l'altro mascara che vi ho fatto vedere il mese scorso o questo mese, non mi ricordo, in un video haul, comunque l'ho acquistato da Acquasapone ed è questo mascara di Max Factor, il False Lash Effect Fusion, ed è un mascara allungante volumizzante, più che volumizzante direi allungante perché non volumizza tantissimo. Infatti ce l'ho su ora, vi faccio vedere meglio il risultato finale con questo mascara, e già che ci sono vi faccio vedere anche il trucco che ho fatto con questa palette, che poi magari farò anche il tutorial. Ecco qui, questi sono gli ombrettini e questo è il mascara. Non so, fatemi sapere casomai se vi piace anche come trucco. Molto semplice, con ombretti comunque di tonalità facilmente reperibili, ecco. Poi, di blush non ho utilizzato chissà che, però ho utilizzato un po' di prodottini per le labbra. Allora, anzitutto ho utilizzato una matita di Kiko, la numero 401, che mi sta anche finendo, ed è un bellissimo color carne. E sempre di Kiko promuovo anche questo Double Touch, il numero 12,
Si applica prima il colore e poi il gloss, ce l'ho su ora ed è favoloso. E questo qui è il colore. Ha una buona tenuta, non secca le labbra, mi piace, è una tinta per labbra a tutti gli effetti, quindi consigliato. Poi di Essence come matita vi consiglio la solita numero 07 Cute Pink, che è favolosa, ovvero questa qui. Questa qui invece è la matita di Kiko, oggi sto facendo un po' di casino. Ok, questa qui è di Essence, che è un bellissimo rosa fucsia. E poi come rossetto e gloss vi consiglio questo qui di Essence, che è il numero 53, All About Cupcake, che ha un bellissimo rosa e mi sta anche finendo, molto bello. Non dura tantissimo però, mi piace parecchio, ed è questo qui. Alla fine l'ho pagato poco, anche un buon profumo, può essere duro o meno, chi se ne alla fine. E poi vi consiglio questi due gloss. Allora, il primo è il numero 103 della linea Caress di L'Oreal, che nonostante è una tinta per labbra dura e non va a seccare per niente le labbra, cosa che ho riscontrato invece con alcune tinte per labbra di altre marche. Comunque il colore è questo qui, abbastanza naturale. E l'altro invece è un gloss di Avon della linea Color Trend, che purtroppo non trovo più perché comunque fa parte di una collezione vecchia con packaging vecchi, eccetera eccetera. Questo qui si chiama Startup Pink ed è fatto così. E questo qui? Yes! Sennò poi facevo un casino. E dopodiché, come smalti, allora vi consiglio il Nail Wear Pro, questa linea di Avon, in particolar modo questo si chiama Romance, non so se riuscite a leggere. Comunque è molto buono ed è un po' un passepartout, nel senso che è un colore molto delicato, va benissimo per qualsiasi tipo di occasione, con qualsiasi tipo di abbigliamento. Per avere questo colore bisogna fare due passate ed è un bellissimo rosa chiaro, lilla, ma è molto particolare, poi ha questi riflessi sull'argento, se lo trovate ve lo consiglio. E poi questo smalto, che molte mi avete chiesto che cos'è, adesso vabbè è un po' smangiucchiato, però in realtà ho utilizzato due smalti. Il primo è questo di Kiko ed è un bellissimo lilla matte, il numero 330, eccolo qui, e anche con una passata è bello coprente, quindi insomma fate voi, di solito ne faccio due, però con questo smalto anche con una passata il colore è bello pieno. E poi per avere questo bellissimo effetto glitterato con diversi riflessi, ho utilizzato quest'altro smalto di Kiko, che io ho acquistato all'outlet di Franciacorta Brescia circa 2 anni fa, forse anche qualcosina in più, ed è il numero 261 ed è veramente bello. E qua c'è scritto Sparkly Touch, ecco qua, e fa da top coat, e vi posso assicurare che questi due smalti assieme, se utilizzati assieme, durano un sacco, anche una settimana belle buona, e mi piace molto come effetto. Questo qui è il risultato finale. Ultimi tre prodotti e poi finisco. Voglio promuovere questi qui per il corpo. Allora, il primo è un latte corpo di Elle, molto buono, profumato, dura, l'unica cosa è che non idrata perché comunque è latte corpo. E poi assieme vi consiglio anche il profumo da 50 ml dei Parfum. Sicuramente poi farò più avanti la review sui profumi primavera estate 2012-2013, ecco qui, e sono davvero molto buoni entrambi se utilizzati assieme, anche perché hanno un'ottima tenuta. E mi sono stati regalati da mia mamma, mi sembra l'anno scorso o 2 anni fa, insomma, in un kit acquistato in una profumeria privata vicino casa. E infine vi consiglio anche questo profumino Pur 02 o 2, comunque, questo qui di Avon, che è molto buono, molto fresco, ottimo per questo periodo. E tra l'altro qui c'è scritto che all'interno, ora ve lo dico, contiene il tè bianco alla pesca e caprifoglio, e poi anche il latte muschiato, quindi molto buono, nonostante uno dei toilette comunque ha una buona tenuta. Questi sono i prodotti top flop e un prodotto ni durante il mese di marzo. Scusatemi se mi sono inceppata ogni tanto, però insomma per la fretta, anche perché mio marito ha preparato e ha finito tuttora di preparare da mangiare, quindi insomma dobbiamo mangiare. La tovaglia è anche pronta, quindi mi devo anche sbrigare. Una cosa che voglio farvi vedere è questa.
un nuovo tatuaggio. Poi farò un video a parte riguardo tatuaggi, perché comunque ne ho uno solo e vi dico un po' la mia esperienza, come è andata, eccetera, eccetera. Perché come ben sapete sono un po' anche particolare, soprattutto con gli aghi e anche i piercing, quindi farò un video unico, anche perché spero di non fare comunque un video, ecco, né lunghissimo né brevissimo, una via di mezzo. Quindi fatemi sapere, ho voluto fare le zampettine di Margot, che non sono zampe di gatto ma zampe di cane. Ho voluto aggiungere le unghiette perché la Margot insomma ha delle belle unghie affilate. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato questi prodotti fatemi sapere con un commentino. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso beso e mando un grosso beso anche a Giorgio91, a Giorgia, alla quale voglio un mondo di bene. E niente, ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao ciao!